Noi eravamo contenti, cioè questa mattina mi sono svegliato con la polizia in antisommossa qua. Mi svegliano e mi dicono guarda che c'è la polizia dentro, ho detto ma come? Si stava così bene fino a ieri e oggi è arrivato, vabbè, l'importante è che sia tutto tranquillo e si risolva tutto con calma. Per il resto tanto saremmo dovuti andare a casa domani. Abbiamo peccato di aver saltato la serata di Halloween, ma vabbè, ci siamo divertiti comunque, un paio di sere l'abbiamo fatta. Potevano lasciarci fino anche a domani perché non stavamo creando nessun tipo di disagio. L'unico disagio l'hanno creato loro incominciando a bloccare uscite, entrate, a pattugliare, a fermare la gente a piedi, a spaventare la gente a piedi perché arrivano in 4-5, magari sei da solo e incominciano a gridarti, urlarti addosso, comunque ti cercano di bloccarti anche magari prendendoti, non dico adesso proprio abuso di potere, però molte volte magari se uno cerca di andare via ti prendono per un braccio, no? Ti dicono venga qua. Non puoi fare niente, cioè non puoi neanche dirgli ah no guarda io devo andare a prendere solo la roba in macchina e non devo fare nulla. Poi naturalmente le forze dell'ordine ci devono essere l'ultimo giorno quando si esce un po' per deviare il traffico, per fare in modo che si esca tutti in modo abbastanza ordinato, ma secondo me è abbastanza inutile segnalare, denunciare, fare tutto questo gran casino, perché tanto se la gente ha voglia di fare lo farà, anzi lo farà sempre di più e sarà solo sempre più pericoloso, ma non per noi ma per il fatto che arriverà sempre più polizia, ci saranno sempre più restrizioni e quindi al posto di andare avanti e aprirci mentalmente ci rinchiudiamo sempre di più. Sui media io quello che ho letto è che adesso vogliono rendere più severe queste regole su questi rave party, sequestrando direttamente tutto quanto, anche se non trovo il senso, perché non puoi rompere un ideale solo sequestrando le cose, cioè non ha nessun tipo di senso, anche perché c'è dell'impegno, sono casse quasi tutte costruite artigianalmente, quindi c'è stata gente che si è sbattuta, ha investito soldi per poter organizzare questa cosa. Si sono unite per creare un sound system grandissimo, perché veramente è la prima volta che io vedo un sound system così grosso, anche se sono stato molte altre feste, anche a Viterbo, ma erano separati lì, mentre qua sono tutti quanti insieme, c'è una bella logistica, credo, dietro, un'organizzazione bella potente.